si festeggia il San Valentino in tutto il mondo e qui a Nemi da qualche tempo ormai si scopre essere non solo il paese delle fragole e dei fiori, ma anche il borgo dell'amore. E il piacere doppio quest'anno è di avere ospite con noi, possiamo oggi definirlo un amico, perché l'artista Marco Manzo ha proprio quest'estate presieduto la nostra terza Biennale Internazionale d'Arte, che è stata realizzata qui a Palazzo Ruspoli, e come presidente e anche come terza edizione dobbiamo dire che questa Biennale ha avuto una crescita in termini di interesse veramente importante. E proprio in tema di Biennale, lui viene proprio da un'esposizione fatta alla Biennale di Venezia, alla quale, come dire, noi andiamo perché abbiamo, come dire, anche però questo, ecco, desiderio di far conoscere il nostro territorio di Nemi, ma dei Castelli Romani, anche sotto il profilo dell'arte. E ha esposto, insomma, in una delle palcoscenici più importanti del mondo, che è appunto la Biennale di Venezia. E oggi qui viene ad inaugurare un'opera d'arte da lui realizzata, unica nel suo genere, ma di una bellezza straordinaria. Quando noi abbiamo parlato nella volontà di voler realizzare un'opera che sintetizzasse la bellezza, la tradizione e la cultura del nostro territorio. In realtà questa è la prima volta, io sono anche un tatuatore, un designer, uno scultore, è la prima volta che il tatuaggio entra nei monumenti pubblici, nelle opere pubbliche. Quindi questo penso che sia importante non solo per me, non solo per la città, perché ricorda le vecchie leggende e se ne creano di nuove, ma è importante anche proprio per tutta la comunità dei tatuatori, perché vuol dire che il tatuaggio viene più accettato dalle istituzioni. Io ho portato sulla mano dei desideri il mio stile ornamentale, che parte dai disegni di Francesca Boni, e ho voluto legarmi alle vecchie leggende, quindi le lacrime di Venere unite al sangue d'Adone hanno creato, diciamo, questo frutto solposo che sono le fragole di tutto il territorio. La freccia ricorda la freccia di Diana, no? Dei boschi circostanti, il lago e lo specchio di Diana, e quindi abbiamo cercato di fare un qualcosa che sia proprio contestualizzato sul territorio e che ricordi anche al turista quali sono le vecchie leggende, quali sono i prodotti del territorio, dove ci troviamo realmente.